Barocco, l'archicembalo, nella musica che avete visto là sopra, tutti avranno scoperto cos'è, no? Sinfonia in Do Maggiore per archi a basso continuo, RV 112, l'archicembalo! Non abbiate paura, non vanno via per sempre, ci lasciano solo per qualche minuto mentre noi andiamo avanti nella nostra attività e mentre qualcuno, spero che tolga tutto il materiale dal palco, non posso che chiamare mio figlio per fare questo, ci prepariamo per proseguire. Allora, prima di tutto, benvenuti a tutti, mi dispiace per quelli non hanno potuto trovare posto a sedere, eh, però spero che nel futuro siate sempre tanti così a riempire questa sala dedicata a Vivaldi, quindi non poteva esserci il luogo e posto migliore dove poter dare inizio alla mostra su Antonio Vivaldi e al festival di Antonio Vivaldi, che è sicuramente una bella occasione per Torino e per tutti noi che siamo qua, che in questo momento stiamo diventando protagonisti un po' della storia eh, di questo grandissimo patrimonio che fa parte della biblioteca. Vi trovate, per chi è la prima volta che viene qua, dentro il Carignano. Cioè, come? Sì, siete dentro il Carignano perché nel 1700 il Carignano aveva il suo cortile come piazza San Carlo e finiva proprio qua con le scuderie. Ecco, voi siete all'interno di quelle che erano un tempo le scuderie di... Palazzo Carignano, quindi quando guarderete questa facciata ricordatevi di questo. Siete in una reggia storica che ricorda da una parte i Savoia, ricorda il nostro Piemonte, ricorda la nostra storia e ricorda da oggi ancora di più Vivaldi e oggi siete qua chiamati a scoprirne il perché. Allora chiamo a venire qui sul palco nelle sedie che ci sono il direttore il dottor Guglielmo Baltoletti, direttore della Biblioteca Nazionale, la, la dottoressa Francesca Leon, assessora alla cultura del Comune di Torino, Gaston Fournier-Faccio, che è il direttore del Regio, eh, che è il nostro artefice di questo bellissimo festival, la dottoressa Sabrina Saccomani, direttore dell'Istituto per i beni musicali in Piemonte e buon'ultime, qui ci vuole un'ovazione, le curatrici, Anna Colturato e Franca Porticelli, prego. Di me, eccoci. Allora, ecco, lasciamo subito la parola loro. Abbiamo iniziato leggermente tardi per potervi far entrare tutti, allora lascerei subito la parola al direttore della biblioteca per il suo saluto di benvenuti. Prego. Prego. Grazie. Buonasera. Ho il piacere di dare a tutti il benvenuto e fare, come si suole dire in queste occasioni, gli onori di casa per l'inaugurazione di questa mostra dal titolo accattivante, L'approdo inaspettato, i manoscritti torinesi di Antonio Vivaldi, che apre con oggi le manifestazioni del Festival Vivaldiano. Ringrazio innanzitutto l'ensemble musicale L'Archicembalo, che ha dato inizio con queste note alle numerose manifestazioni musicali del Festival. Ringrazio le curatrici della mostra, qui presenti sul palco, la dottoressa Franca Porticelli e la musicologa Anna Rita Colturato. Lascio a loro il compito di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte e che hanno permesso materialmente la realizzazione dell'allestimento della mostra. Ringrazio tutti gli enti con cui abbiamo condiviso le manifestazioni del festival a cominciare da quelli presenti sul palco, il direttore del Teatro Regio e il direttore o la, o la direttrice dell'Istituto per i Beni Musicali del Piemonte. Ringrazio per la sua presenza l'assessore alla cultura del Comune di Torino. Ringrazio il generale Franco Cra Cravarezza che ha tenuto sempre le fila di tutta l'organizzazione con grande efficienza come suo solito. Ringrazio infine gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione della mostra ed in particolare la Compagnia di San Paolo, che ha creduto fin da subito nella bontà di questa iniziativa e l'ha sostenuta generosamente. Grazie a tutti voi della vostra presenza. Grazie, direttore. Allora, adesso è il turno della città di Torino che ospita questo patrimonio, che ne è consapevole e che da quest'anno ha ancora di più lo valorizzerà per tutti noi perché diventi davvero un patrimonio di ciascuno di noi. Prego, l'assessore Leon. Poche, quando era una settimana fa, abbiamo presentato alla stampa eh, questo meraviglioso festival. E eh, una delle cifre più rilevanti di questo festival è l'aver lavorato insieme. C'è cioè, tante realtà. Eh, culturali, non solo musicali, che, si sono, eh, che hanno programmato eh, di lavorare insieme e di dedicare quest'anno a Vivaldi il proprio festival. L'anno scorso stato, ci sono state le prime prove di collaborazione con il Festival Casella, quest'anno eh, eh, le organizzazioni rilanciano su un compositore fondamentale per la storia della musica italiana e per, soprattutto per Torino. Eh, sono felice che si inauguri qui il luogo dove si conservano i manoscritti di Antonio Vivaldi e credo che sia davvero un, um, un esempio importante, un cartellone eh, che durerà tre settimane con 30 concerti e eventi che partiranno da oggi fino al 23 di aprile. sono con concerti non solo a Torino ma anche a San Secondo di Pinerolo, con concerti, cinema, mostre, oggi ne inauguriamo una, incontri eh, e eh, un'opera in prima esecuzione a Torino. Eh, non vorrei citarli tutti ma non vi vorrei rubare troppo tempo, i, le citarle tutte le organizzazioni che hanno partecipato alla composizione di questo festival. Io ringrazio moltissimo Gaston Fournier che... È un po' l'anima di questo coordinamento e lo ringrazio molto perché la possibilità di programmare permette alle organizzazioni musicali di coordinarsi per realizzare eventi di questo, di questo tipo. E io sono molto grata a Gaston Fournier, alle curatrici e a tutte le organizzazioni musicali perché ci regaleranno tre settimane di musica meravigliosa con strumenti altrettanto stupefacenti. Vivaldi è stato uno dei più apprezzati violinisti del suo tempo e uno dei più grandi compositori di musica barocca e ha contribuito allo sviluppo del concerto, della tecnica del violino e specialmente è stato uno dei padri dell'orchestrazione. Ecco, eh, mi pare giusto pensare che la presenza e il lavoro di tutte queste 21 istituzioni siano un, un ottimo esempio di un'efficacissima orchestrazione in omaggio a, al nostro grande compositore. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie. Grazie. Al nostro assessore, adesso tocca al tocca. Eh, chiamiamo volentieri a portare il suo saluto Sabrina Saccomanni, direttore dell'Istituto per i beni musicali in Piemonte, che è uno dei partner della nostra iniziativa. Prego. Buonasera a tutti, sono molto contenta di partecipare a questo quest evento, poiché la storia tra l'Istituto per i Beni Musicali e i fondi vivaldiani della Biblioteca Nazionale risale ormai quasi a 30 anni fa, quando appunto l'Istituto, che all'epoca si chiamava Associazione per la ricerca delle fonti musicali in Piemonte, curò proprio la pubblicazione del, del catalogo dei fondi vivaldiani appunto conservati. In questa biblioteca. In questi anni eh, l'Istituto ha continuato appunto a valorizzare questa, questi fondi attraverso anche un imponente progetto di incisioni discografiche, di, delle, mh, integrale, il progetto prevede l'incisione integrale di tutte le musiche eh, conservate qui presso la Biblioteca Nazionale in, in cd, appunto. E quindi stasera si chiude un po' anche questo, questo cerchio e mi fa molto piacere che, appunto. Mh, di, di essere presente come rappresentante dell'Istituto eh, insieme a molte altre istituzioni della città e del Piemonte che eh, hanno appunto voluto valorizzare questo, questo importantissimo fondo. Eh, vi ringrazio e buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Non possiamo che invitare qua a parlare per noi l'anima, il cuore di questo festival, che è il, il nostro direttore eh, Fournier. Prego, eh, Gaston Fournier. Naturalmente, assieme a lui, non possiamo che ringraziare il Teatro Regio e il dottor Verniano che hanno voluto portare a Torino l'Incoronazione di Dario. È la prima volta, penso, in assoluto, o no? Sì. Che è qua a Torino, quindi penso che sia un atto di coraggio. Quindi direi che al Teatro Regio, ai loro direttori e al direttore in particolare, grazie a loro è un applauso meritatissimo. Prego. Buonasera. Eh, poche parole. Eh. Riguardo all'iniziativa di, 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 di oggi, come è stato già detto, questo è il secondo festival cittadino che abbiamo organizzato, diverse istituzioni culturali della città. Ci crediamo moltissimo a questa collaborazione collegiale dove varie istituzioni hanno deciso di concentrarsi in un periodo particolare su un tema monografico, un tema monografico visto da tanti punti di vista, il cinema, le mostre, un simposio di studio, opera lirica, musica sinfonica, musica da camera. Come avete sentito l'anno scorso abbiamo cominciato questa iniziativa cittadina su un compositore, il più importante compositore torinese eh, Casella. Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci su un compositore che torinese non lo è, è un compositore come sapete veneziano, ma eh, la storia vuole che della sua produzione non ci sia un manoscritto a Venezia. Venezia ha lasciato... E disperdere tutto questo tesoro e c'è qualche cosa a Dresda un pochino di più a, a Vienna dove il compositore è morto ma è soprattutto Torino che possiede questo grandissimo tesoro ben 92% dei manoscritti sopravvissuti di Vivaldi si trovano in questo edificio e ovviamente questa è stata la ragione fondamentale per concentrare questo secondo festival torinese culturale su eh, Vivaldi. E questa sera sentirete un concerto di questo gruppo eh, eh, Archicembalo e la cosa particolare è che la grande maggioranza delle musiche che ascolterete oggi eh, esistono in manoscritto in questa biblioteca, anzi e sono brani non pubblicati, inediti e quindi i musicisti hanno studiato il loro programma trascrivendo i manoscritti di Vivaldi e così troverete più istanze durante queste tre settimane di tanta musica nuova di Vivaldi mai sentita prima probabilmente e che portiamo alla luce grazie a questo festival. E quindi eh, ringrazio tutta questa diciamo, quest associazione di istituzioni culturali torinesi e la biblioteca particolarmente perché ha deciso di mettere in mostra questo tesoro, troverete qui accanto tutti questi manoscritti in, eh, in mostra e eh, el, anche la biblioteca per eh, ospitare una grande quantità delle manifestazioni che costituiscono il festival. Ci sarà anche, eh, dopo domani, la presentazione di un libro che racconta in modo appassionante eh, come e perché... Questi manoscritti si trovano a Torino, quindi vi invito anche dopo domani a eh, sentire eh, il maestro Sardelli raccontare questa appassionante storia. Quindi buon ascolto e benvenuti al Festival Vivaldi. Grazie, teatro Reggio, vetrina di Torino in tutto il mondo, ma adesso l'auditorium Vivaldi eh, non è detto che cominci a correre anche lui, quindi fai attenzione al nostro caro amico Verniano che siamo in competizione. <ride> Anzi, in buona competizione per la cultura. Adesso inviterei a, a, a portare un loro saluto alcune collaborazioni importanti che abbiamo avuto per raggiungere i nostri obiettivi. E allora, la prima di questa è. Eh, eh, anzi, sono due insieme, li riaggruppiamo, È l'Università di Torino con i suoi dipartimenti specifici che sono in questo settore. Quindi, abbiamo il Dipartimento di Studi Umanistici e il DAMS. Tutti si chiedono cos'è questo DAMS, che ha un acronimo così eh, particolare: è il corso di laurea in discipline delle arti de della musica e dello spettacolo. Quindi, siamo all'interno. Allora, chiamerei qui a parlare il dottor Paolo Gallarati, professore che è docente all'università e critico, tra l'altro, della stampa. Quindi, che venga a dirci qualcosa sulla loro collaborazione. Prego. Due, paro due parole soltanto per portare innanzitutto il saluto del direttore del nostro Dipartimento, il professor Enrico Maltese, e del presidente del corso di laurea in DAMS, la professoressa Giulia Carluccio. La collaborazione del, del DAMS e del Dipartimento con la biblioteca si incarna nella figura della dottoressa Colturato, che è una eh, bibliofila di altissimo livello, una eh, archivista e eh, studiosa di eh, antichi eh, testi, manoscritti e stampe catalogatrice importante di eh, fondi bibliografici, ha già eh, al suo attivo delle pubblicazioni di alto livello in questo campo. Eh, è per sua eh, iniziativa che questa, eh, most che questa mostra è stata allestita ehm, e ehm, offrirà al pubblico la rarissima occasione di vedere i manoscritti di Vivaldi. Gli studiosi sono abituati ad avere il contatto eh, quotidiano con eh, questi antichi reperti, ma eh, vederli in una eh, esposizione permetterà al pubblico di emozionarsi nel verificare la scrittura di Vivaldi, nel guardare la carta nel vedere come questi manoscritti si sono, si sono conservati e come sono stati fortunatamente raccolti in questa biblioteca attraverso una vicenda molto complessa che ha attraversato i decenni e che ha portato appunto a custodire questo tesoro. Quindi l'università è eh, veramente molto fiera di questa collaborazione e augura alla mostra e a tutta l'iniziativa vivaldiana del festival il massimo successo. Grazie. Ecco questo era un po' il nostro logo, avete visto che abbiamo eh, tutti quelli che adesso hanno parlato sono raccolti in questa piccola cartolina. Eh, abbiamo avuto anche dei contributi perché eh, eh, al giorno d'oggi queste attività hanno un costo notevole per tanti aspetti e quindi dobbiamo ringraziare la Reale Mutua per tutti gli aspetti di assicurazione, ma poi dobbiamo assolutamente eh, portare sul palco un sostegno senza il quale non potevamo fare quello che stiamo facendo e soprattutto che ci ha fatto aspettare fino alla fine con una paura matta di riuscire. Allora devo ringraziare la dottoressa Spigolon perché ci ha seguito passo passo dove resto e poi devo ringraziare il consigliere Walter Barberis che è qua a rappresentare la compagnia di San Paolo e che ci porta il suo saluto. Grazie alla compagnia che penso che tante cose di Torino siano fatte per mano e per l'aiuto loro. Grazie a voi. Buonasera, buonasera a tutti. Eh, non è elegante che chi eroga nei confronti della comunità vanti eh, come dire, il proprio compito, quindi io mh, metterei da parte eh, eh, i ruoli benemeriti della Compagnia di San Paolo. Eh, credo, e sono qui di fronte a molti amici e colleghi con i quali abbiamo più volte collaborato per promuovere la cultura, la cultura a Torino, che questa sia un'ulteriore occasione per tutti per fare una scelta di carattere cooperativo. Eh, io credo in questa missione, che è una missione che va oltre la filantropia. Eh, un ente come la Compagnia di San Paolo eh, ha promosso molto nella tutela del patrimonio, nella valorizzazione del patrimonio, ha investito molto in attività culturali e lo farà ancora. Eh, certo, è un ente filantropico. Secondo me bisogna aggiornare le prospettive di enti come, come questo. Eh, noi siamo una comunità che si è molto valorizzata attraverso la cultura. Eh, qualcuno ha sostenuto anni fa che la cultura, con la cultura non si mangia. Eh, permettetemi di contraddire questa opinione. Io credo che la cultura sia molto nutriente lo è sotto il profilo spirituale, lo è sotto il profilo economico, ma guardate all'interno di una comunità, avere la capacità di raccordare le nostre competenze e anche le nostre risorse eh, per promuovere cultura significa fare del welfare, cultura significa dare benessere, leggere, vedere dei bei manufatti artistici, ascoltare musica. Fa bene, fa bene, sono medicine importantissime. Se riusciamo a farlo tutti insieme come abbiamo fatto in questi anni e come spero riusciremo a farlo anche in futuro, eh, io eh, sono contento di rappresentare un ente che eh, è fortemente cooperativo in questa direzione. Vogliamo essere ottimisti, io mi rispecchio negli occhi di Gaston Fournier, che sono la cosa più ottimista che io abbia visto negli ultimi anni a Torino, e eh, con i suoi occhi vi saluto e vi auguro una buona visione della mostra. Sono terminati i saluti istituzionali, adesso entriamo nel cuore della mostra, nel cuore di Vivaldi, in quello che è la sua storia, la sua capacità. Allora... Non possiamo che sentirlo dalla voce di colei che tutti i giorni mette le mani dentro quei manoscritti, che racconta al mondo che li presta a New York, che li fa conoscere a tutti, che li valorizza, che li ha fatti completamente restaurare, che li ha fatti digitalizzare, insomma, che li ha resi fruibili a tutti noi. Franca Porticelli, grazie, è la responsabile dei libri rari della biblioteca bravo ho bisogno del suo strumento ho bisogno dello strumento e io do. grazie in okay. buonasera um, dovrò per forza essere brevissima perché i tempi mi sembrano molto stretti uh, dovrei raccontarvi quindi in breve il perché Torino è l'ultimo approdo come recita il titolo della mostra dei manoscritti di Vivaldi Cercherò quindi di farlo in modo velocissimo, anche perché se ne avrete voglia, e eh, sarà credo un piacere sia nostro che vostro, venerdì, come già diceva il direttore eh, Fournier, eh, ci sarà chi ve lo racconterà in un modo straordinario questa storia. Eh, io quindi la racconto velocissimamente, con, partendo da alcune immagini che credo funzioni così. Okay. Questa è una piantina di Venezia, non iniziamo da Venezia però, ma partiamo da Vienna. Eh, Vivaldi muore a Vienna in povertà nel 1741 lasciando tutto il suo tesoro, i suoi manoscritti eh, nella casa di famiglia eh, che condivideva coi fratelli a Venezia. Eh, a Venezia di Venezia abbiamo due immagini velocissime: la pietà. Che è stata a casa, si può dire, artistica di Vivaldi a lungo. Eh, a Venezia, ben presto, già nel, pochi mesi dopo la morte di Vivaldi, i suoi manoscritti eh, vengono venduti dai familiari a uno dei bibliofili più importanti del Settecento, eh, Jacopo Soranzo. Jacopo Soranzo, lì in camera, nella sua biblioteca, eh, essendo imparentato con i contarini eh, alla, mh, alla morte del Soranzo, eh, i manoscritti di Vivaldi in questa biblioteca vengono a loro volta venduti, eh, seguono le sorti di questa biblioteca, vengono a loro volta venduti, passano di mano e vanno eh, a un altro importante bibliofilo settecentesco che è Matteo Luigi Canonici. Eh, ma eh, ben presto si giunge, intorno al 1780 siamo, perché eh, Canonici quasi subito li rivende, eh, siamo la figura più importante per la storia dei nostri manoscritti, che è quella di eh, Giacomo eh, Durazzo. Questo eh, ho segnalato alcune immagini più importanti che potrete poi vedere più propriamente in mostra, è una delle etichette, perché i nostri manoscritti, eh, che sono stati legati proprio all'epoca del Soranzo, eh, recano come tutti i libri: il libro, se si legge, se lo si sa leggere, racconta la propria storia, ci raccontano l'iter di questi eh, codici. E eh, questa è una delle etichette eh, che ci raccontano appunto la proprietà di Jacopo eh, Soranzo. Arriviamo, vi dicevo, a eh, Giacomo Durazzo che è una delle figure principali di questa storia. Eh, Giacomo Durazzo era, eh, apparteneva all'importante famiglia genovese dei Durazzo eh, e ehm, all'epoca eh, dell'acquisto dei manoscritti, dei codici vivaldiani, era ambasciatore imperiale eh, presso la Repubblica Veneta, dopo essere stato direttore dei teatri imperiali a Vienna. È in questa occasione che eh, acquista eh, dagli eredi di Canonici tutto il corpus della biblioteca, eh, in cui eh, venivano conservati anche i manoscritti di eh, Vivaldi. Oltre a Vivaldi, naturalmente, c'erano altri eh, codici importanti e cito soltanto velocemente i manoscritti di Stratella, che quindi sono anch'essi a Torino, e eh, le eh, rarissime intavolature d'organo tedesche, pure queste qua nella nostra biblioteca. Eh, la storia continua con la famiglia Durazzo. I, eh, questi, I manoscritti restano nella biblioteca di famiglia fino alla fine dell'Ottocento. Eh, abbiamo. Questo è l'Ex Libris, quello che vedete in basso, di Giacomo Durazzo. E abbiamo altre testimonianze proprio materiali che raccontano i passaggi eh, della biblioteca presso la famiglia. Questo è l'ex libris dell'abate Girolamo Durazzo. Questo l'ex libris di Girolamo Durazzo, nipote di Giacomo. Qui siamo già in pieno Ottocento. La firma eh, autografa di Giuseppe Maria Durazzo. Eccolo in un ritratto. Questo è un altro suo ex libris. E arriviamo alla fine dell'Ottocento, quando due eredi, due figli di Giuseppe Maria Durazzo, eh, Marcello e Flavio Ignazio, si dividono il patrimonio di famiglia. Lo dividono in parti uguali, in tutti i beni e quindi anche nella biblioteca. e Metà biblioteca quindi spetta a eh, un fratello, metà all'altra. Uno di questi due fratelli. Marcello Durazzo sposa una piemontese, eh, una da passano e si trasferisce a vivere in Piemonte, nel Monferrato, eh, precisamente a Docimiano. Vicino a Docimiano eh, esisteva, esiste ancora, anche se non più in funzione, un, il collegio San Carlo di Borgo San Martino, collegio fondato da Don Bosco. E, ehm, Marcello lascia in lascito testamentario appunto, tutta la sua biblioteca. Questa è una delle sue etichette che determinano la proprietà. Cartina del Monferrato, devo correre. Questa è la villa dei Da Passano, e siamo al collegio eh, di San Carlo di Borgo San Martino. Eh, vi dicevo: lascia eh, dona alla, al collegio tutta, tutta la sua biblioteca, compresi quindi i codici di Vivaldi. In quegli anni siamo negli anni venti del Novecento, il collegio aveva dei problemi, doveva essere ristrutturato. E il direttore eh, del collegio si rivolse per una perizia tecnica al nostro direttore, al direttore della biblioteca di allora Luigi Torri. Eh, purtroppo, per sfortuna, per lui, non lo so, ehm, il nostro direttore di allora era anche un musicologo molto amico di Alberto Gentili, eh, professore di storia della musica all'Università di Torino, eh, con il quale si consultò per eh, fare questa perizia. I due si accorsero ben presto che in mezzo a eh, questa miriade di volumi, eh, peraltro tutti preziosi, c'era Vivaldi. E quindi eh, Torri pose subito il vincolo alla, alla vendita eh, di tutto il, il blocco. Si cercò quindi un ehm, mecenate che potesse acquistare per la biblioteca il, il fondo. Il mecenate fu trovato proprio tra gli amici eh, di Alberto Gentili nella comunità ebraica torinese, e, ehm, e questo mecenate fu Roberto Foà. Roberto Foà acquistò eh, il, il fondo, nello stesso giorno ne fece dono allo Stato e per esso alla Biblioteca Nazionale di Torino, con l'unico vincolo che fosse intestato a nome del figlio che era morto piccolo. e eh, Da quel momento, questa collezione è nota presso gli studiosi di tutto il mondo come Raccolta Mauro Foà. Ben presto, studiando la collezione, ecco, questo è il mezzo di allora con cui furono trasportati i manoscritti al collegio il tombarello e questo è il timbro del collegio. Quindi i manoscritti, come vi dicevo, raccontano tutto l'iter. Questa è la una foto della biblioteca di allora che era situata in via Po, nel palazzo che, eh, del retorato dell'università. Questo è Alberto Gentili, Roberto Fuà, lex libris in memoria di Mauro Foix. Ben presto si accorsero, eh, studiando più attentamente il fondo che ormai avevano in casa, che non si trattava che una parte eh, di un fondo ben più importante. E, eh, quindi eh, il direttore Luigi Torri diede l'incarico a un altro bibliotecario, Faustino Curlo, eh, proprio perché imparentato, lui era marchese, imparentato con la nobiltà, aveva più agio a, ehm, a effettuare alcune ricerche, di, e questo è un ex libris di Faustino Curlo. Eh, di ehm, cercare dove poteva essere l'altra parte della biblioteca. Dopo quasi due anni di ricerche, di ricerche Faustino Curlo trovò la seconda parte del fondo presso, eh, che era ancora presso il Palazzo di Famiglia dei Durazzo a Genova. Eh, vi furono una serie di trattative, perché ovviamente da prima non eh, l'erede di allora della Biblioteca Durazzo, eh, figlio di eh, quel Flavio Ignazio che si era diviso la proprietà a fino all'Ottocento col fratello, un, eh, un altro Giuseppe Maria. Eh, non voleva ovviamente vendere, poi però anche lui capì l'importanza di riunire questo fondo importante a Torino, accettò la vendita. Anche allora eh, la biblioteca non aveva i mezzi propri per poter acquistare e eh, fu trovato nuovamente un acquirente eh, torinese, un mecenate nella figura di Filippo Giordano, che acquistò eh, il fondo e lo donò allo Stato e per esso alla Biblioteca Nazionale. Purtroppo anche in questa occasione il, il donatore aveva avuto di recente un lutto in famiglia e quindi questa seconda raccolta viene intitolata Alla memoria del figlio di Filippo Giordano ed è nota ormai ovunque come raccolta Renzo Giordano. Quindi in questa occasione, siamo nel 1930, si riuniscono a Torino tutti i codici vivaldiani, veneziani, a Venezia ci sono stati solo quando eh, Vivaldi era in vita, ora sono tutti qua ed è per questo che Torino si può a eh, buon diritto considerare come la seconda patria e la casa attuale di Vivaldi. Eh, mi piace sempre ricordare che già negli anni '70 Massimo Mila eh, disse che il, il fondo vivaldiano della Biblioteca Nazionale di Torino è il secondo tesoro di Torino dopo il Museo Egizio. Io spero che questo festival ci aiuti molto a farlo sentire ancora di più vicino al cuore dei torinesi. Grazie, grazie, grazie bravissima, bravissima. Vedete? Non vuole andare avanti. Vedete le strade della storia come spesso sono misteriose e, e, e strane. E, e, tanto così per ricordarvelo, per chiunque vorrà e troverà magari in soffitta qualcosa di prezioso, sappiate che la biblioteca è deposito legale di tutto quello che c'è in Piemonte di valore culturale, che viene prodotto in Piemonte naturalmente. Però se trovate qualcosa, anche non prodotto in Piemonte, di valore, la dottoressa Porticelli è il riferimento. E, Adesso, eh, eh, adesso vi, vi lascerei invece nelle mani eh, della eh, eh, dottoressa Anna Colturato, che invece ci, entrerà, ci farà entrare nell'aspetto un po' più musicale e quindi farà alcune considerazioni, alcune precisazioni su quello che i manoscritti ci hanno detto e in che maniera eh, ce lo dicono. Grazie alla dottoressa, anima anche lei di questa bellissima mostra. Prego. Sì, buonasera. Eh, appunto mi toccherebbero alcune annotazioni musicali sui manoscritti vivaldiani, ma sono le sei e mezza e mi sembra che da programma dovrebbe cominciare il concerto. Dunque intanto chiederei anch'io, grazie questo, e poi eh, diciamo sarò ancora più breve di quanto avevo, insomma, avessi previsto. Dunque, fino al ritrovamento dei manoscritti italiani, alla, diciamo, alla prodo, per citare il titolo della mostra, dei manoscritti vivaldiani a Torino, eh, Vivaldi era un compositore quasi completamente dimenticato, come tanti contemporanei, ma come compositore era quasi completamente dimenticato. E Carlo Goldoni, che aveva avuto a che fare con lui eh, nel 1735 per via del libretto della Griselda, nelle sue memorie lo liquidò eh, definendolo eh, suonatore eccellente ma compositore mediocre e eh, i pochi altri che nei decenni successivi alla sua morte ne ricordarono il nome. Eh, lo trasformarono in una macchietta, il prete musicista che smette all'improvviso di dire messa perché gli viene in mente un tema di una fuga e corre in sacrestia ad appuntarlo, oppure che lascia il rosario soltanto per appunto impugnare la penna e, e buttare giù un pensiero musicale. Eh, aneddoti a parte. Eh anche i musicologi che nel Novecento eh, gli prestarono attenzione, lo fecero più che altro di riflesso, eh, pungolati dall'attenzione che Johann Sebastian Bach gli aveva rivolto trascrivendo per Cembalo o per organo dieci suoi concerti. Eh, L'approdo eh, dei manoscritti vivaldiani a Torino eh, stimolò una enorme fioritura di studi e di ricerche. E questo non solo perché quello torinese era l'archivio musicale personale di Vivaldi, eh, si tratta, stiamo parlando di circa 450 composizioni, eh, quasi nessuna delle quali è andata a stampa, stiamo parlando di. Eh, oltre 15.000 eh, pagine di carta auto, di, di mano dello stesso Vivaldi, che, eh, carte che, eh, pagine che testimoniano di tutti i generi musicali praticati dal compositore, dai concerti e dalle sonate, che sono i generi insomma, che il grande pubblico conosce, fino alle serenate, le cantate, la musica sacra e eh, le opere teatrali. Ehm, dicevo appunto che la fioritura fu certamente stimolata da questo numero straordinario di composizioni e dal fatto che si tratta di manoscritti autografi, ma si tratta di manoscritti non solo autografi, ma manoscritti di composizione. Cosa significa di composizione? Significa che eh, sfogliare questi manoscritti, eh, studiarli, è come mh, stare accanto a Vivaldi mentre compone, eh, significa condividere il processo creativo di Vivaldiano. Spiare le correzioni che lui fa al momento, eh, appunto, in, in, tutte le, quelle indicazioni minuziose che decide di aggiungere e anche a volte sorridere un po' di certe sue uscite. Eh, avevo un po' di esempi che mi erano stati insomma, richiesti, forse ne salterò qualcuno per, per via dell'ora, comunque vi faccio vedere eh, alcune pagine che eh, appunto ci dimostrano quel che dicevo. Ecco, per esempio, spessissimo ci si può imbattere nelle, tra le 15.000 e oltre pagine, in pagine come questa, dove ci sono ampie parti che sono state cassate perché il compositore non era soddisfatto, perché le ha sostituite. A volte, come dire, ci sono dei segni più ordinati, a volte dei segni più, diciamo così, frettolosi. Eh, vedete lì a sinistra, il, non so se, si, se venga bene in fotografia, è una carta cucita, è una carta cucita sulla carta sottostante per eh, non mostrare il testo musicale che Vivaldi aveva eh, scritto in precedenza. Eh, a volte non gli basta la carta per eh, diciamo una frase musicale o per quello che vuole completare, allora aggiunge un cartiglio. Lo vediamo anche qui. Faccio scusatemi, devo veramente correre. In mostra potrete vedere altri esempi. Eh, questo per esempio, lo vedete in mostra, il manoscritto dell'Ottone in Villa. Eh, di recente eh, una, si è appurato che in realtà Vivaldi cominciò a comporre per il teatro già nel, 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 nel 1705, collaborando a un'opera che si intitolava Creso tolto alle fiamme. In realtà il suo esordio operistico ufficiale è sempre stato diciamo, ascritto al 1713 proprio con l'Ottone in Villa. E qui vedete, lo vedrete meglio in mostra dal vivo, che appunto eh, mezza carta era incollata, diciamo così, con della ceralacca eh, a una parte sottostante che appunto Vivaldi intendeva sostituire. Eh, le carte poi si sono scollate o sono state scollate nel tempo. Questo è un altro esempio tratto dall'Olimpiade, dove appunto c'era questa pagina finale strumentale che lui eh, decise poi di... Eh, Cassare. Questo è un manoscritto molto molto interessante e la tempesta di mare, ci sono quattro versioni della tempesta di mare di Vivaldi. Questo manoscritto sono quattro carte, testimonia due versioni, due versioni del concerto in quattro carte. La prima è questa e si eh, suppone che la mano non sia di Vivaldi stesso, ma sia di suo padre, che era un violinista oltre che un barbiere e che a volte fu anche copista di Antonio eh, quindi, eh, diciamo così, copiò La Tempesta di mare per eh, flauto, oboe, violino, fagotto e basso, un, uno dei cosiddetti concerti da camera, mh, per strumenti eh, a parti reali. Eh, per un qualche motivo che non conosciamo, mh, Antonio decise in un secondo momento di eh, usare la sostanza musicale di quel concerto per un concerto con orchestra, dunque non per pochi strumenti, ma con un'orchestra d'archi. E cosa fece? Eh, siccome tanto poi c'erano i copisti che eh, avrebbero copiato la nuova versione completa, eh, si limitò ad intervenire sulle carte già copiate dal padre, segnalando semplicemente le modifiche. E dunque, se flauto traversiere au bois, lo vedete scritto in francese, non proprio correttissimo, violino, fagotto e basso erano di mano del padre, quelle aggiunte sono di mano di Antonio. Sopra all'inizio pensa di raddoppiare il flauto con il violino, ma poi cassa anche quello e dice no, oboe e violino di ripieno. Violino fa diventare il violino principale nel primo movimento e aggiunge il violino di ripieno. Fagotto resta fagotto da solo, basso e aggiunge le violette. E quindi non riscrive la musica, ma si limita a scrivere solo e tutti su un testo di un altro concerto. Dunque quattro carte di un manoscritto testimoniano due eh, versioni di un concerto. Non so quanto sia comprensibile raccontato a questa velocità, ma eh, appunti che si possono incontrare nei manoscritti, eh, indicazioni quasi, diciamo, mh, abbreviate, a volte quasi stenografiche. Qui si ferma, poi segue, tutti unisoni col basso, finis, eccetera. Anche lì, da capo al segno, fino al segno. Questo è, è molto esemplificativo, sotto vedete, eh, lui voleva quelle semicrome ribattute, ma non perde tempo a scrivere tutte le semicrome. Mette una nota lunga che prenda il valore dell'intera eh, battuta e poi dà l'indicazione al copista. Guarda che questa qui lo, le voglio tutte suddivise in semicrome, però il lavoro poi lo fai tu. Io adesso vado spedito. Eh? Vedete sotto tutte sempre semicrome, eccetera. E eh eh, finisco. Eh, con questa carta abbastanza famosa è un'area eh, dell'Orlando Finto Pazzo, Venezia 1714, un'area sostitutiva di un'altra area che aveva scritto per una cantante la quale evidentemente non aveva gradito, non l'aveva ritenuta adatta alle proprie, diciamo, alla propria vocalità o alle proprie caratteristiche attoriali, per esempio. Allora lui scrive un'altra versione, questa navicella sventurata, e poi aggiunge una delle sue classi che uscita un po' impulsive. Se questo non piace non voglio più scrivere di musica, poi un po' pentito ci tira una riga sopra ma si legge benissimo, e, per nostra fortuna forse alla cantante è piaciuta perché eh, lui ha continuato a scrivere musica e ha scritto quasi altri 30 anni di musica eh, che noi abbiamo testimoniati qui alla biblioteca, questo tesoro della biblioteca nazionale che potrete vedere tra poco qui accanto in sala mostre, e eh, diciamo così, appunto, fa, ha, fatto, ha reso Vivaldi uno dei compositori eh, diciamo, più eseguiti, più pubblicati, più incisi e più studiati della storia della musica. Quindi dobbiamo essere orgogliosi e speriamo che sia l'inizio di eh, un'altra serie di attività di valorizzazione di questo patrimonio. Grazie. Grazie. Queste sono le nostre curatrici che prima di sapere bene cos'è Vivaldi lo amano e l'hanno curato. Ce godono tutti i giorni, quindi dobbiamo dire grazie a loro, però devo dire che la nostra mostra ha all'interno anche altre cose che non sono solo della biblioteca, ma è integrata anche da documenti, tra l'altro uno originalissimo che è la prima volta che viene fuori qua a Torino, eh, anzi no, nel mondo, e allora vorrei ringraziare eh, chi ci ha concesso anche di avere all'interno della nostra mostra questi documenti e in particolare volevo ringraziare l'archivio storico dell'Università di Torino eh, nella responsabile eh, dell'archivio, la dottoressa Paola Novaria, che è qua e che ringrazio, un applauso a lei in particolare. E poi volevo ringraziare eh, con noi Carlo e Umberta Boetti Villanis perché ci hanno dato una lettera che è la prima volta che va fuori dal loro castello, dalla loro eh, casa che è la lettera di Antonio Vivaldi a Carlo Giacinto Roero di Guarene e che dimostra che comunque da qui è passato almeno qualche volta, o aveva qualche amico anche qua, è datata Venezia 11 novembre del 24 ed è conservata proprio nel loro archivio a Roero di Guarene. Quindi grazie a loro che ci hanno concesso questo passaggio e quindi anche a loro un nostro ringraziamento. Eh. Ecco, poi volevo a questo punto lo scoop della serata, eh ragazzi? abbiamo parlato di Durazzo, abbiamo parlato della lunga catena che è da Venezia poi è arrivata ai dogi di Genova, che poi è andata eh, a, a quel collegio di Salesiani, che tra l'altro adesso si è trasferito, non è più il San Carlo, è, è qua a Valdocco, quindi ce l'abbiamo in casa, la biblioteca si è trasferita qua, quindi ringraziamo anche loro, e allora vorrei invitare qua L'ultimo discendente, no, spero che non sia l'ultimo. L'attuale discendente eh, di quella dinastia, Giuseppe Durazzo, console a eh, eh, Ginevra, prego se può venire da noi a salutarci a portarci il suo saluto. Vedete la sua lunga, eh, l'albero genealogico della sua famiglia che arriva da Durazzo, Durazzo, eh? mica eh, dall'Albaria. Il nome l'hanno preso di là, mi sembra di capire. È giusto così poi sono stati doge a Genova ambasciatori nel mondo della cultura e ci hanno portato questo bellissimo regalo grazie a Giuseppe Durazzo che è qua con noi, prego sono io che sono io che ringrazio per questa per l'attenzione a eh, quello che sostanzialmente poi giunge a oggi grazie a un personaggio nostro, nulla di di meritorio nel sottoscritto, però eh, credo che un, un omaggio mio vada particolarmente al nostro Giacomo, conte perché era un, era un figlio cadetto no? in una famiglia di patriziato genovese, quindi diciamo marchesi oggi, eh, lui era conte, ma semplicemente perché era un cadetto, un cadetto particolarmente versato. Nel collezionismo, nello scoprire gli artisti centro alla sua epoca del, del mondo musicale, artistico, non solo musicale. Eh, quindi non ha intercettato, mi verrebbe da dire, eh, i manoscritti vivaldiani, semplicemente per fortuna, per, era uomo che frequentava Mozart, il padre Mozart, Gluck che ha riformato. Ha riformato l'opera eh, moderna, ha, avviato, ha creato l'Albertina, poi giustamente eh, intitolata ad Alberto di Sassonia. Quindi eh, personalmente, come dire, eh, ci vogliono gli scopritori, ecco, forse, vi, forse veniva detto eh, Vivaldi: non fu capito tanto ai suoi tempi, ha trovato probabilmente in Giacomo. Nel nostro Giacomo, eh, un chi capì di che cosa si trattava, anche se non lo conobbe, ma voglio dire, la passione e la cultura vorrei dire hanno il loro peso allora come oggi. Grazie quindi alla città di Torino per questa grande iniziativa che ricorda un personaggio non solo di Torino, un personaggio del mondo. E ne abbiamo tanto bisogno. Grazie. Salutiamo anche eh, la signora Angela che tra l'altro è una conoscitrice molto 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 approfondita di Vivaldi, ha scritto dei volumi così, 500-600 pagine e più di uno, quindi è una famiglia che ha conservato nel cuore eh, Vivaldi. Allora adesso siamo arrivati al concerto, ora inviterei eh, tutti i nostri relatori a ritornare ai loro posti e lascio alla, port alla dottoressa Porticelli in streaming qua sotto di presentarvi. Il nostro, i, i, i nostri ragazzi eh, eh, mentre invito mio figlio a venire a liberare la, la sala che arriverà. E, allora, nel frattempo eh, guardate questo archicembalo, che quello è l'archicembalo eh, che è in pratica il predecessore del pianoforte, perché mentre il pianoforte batte questo pizzica le corde e naturalmente eh, ognuno di noi vorrebbe averlo a casa questo bellissimo archicembalo che non poteva che essere la, qualcuno viene ecco Tommaso, prego, sta arrivando eh, mi, mi tocca parlare eh, penso che sia, al di là dei fiori eccetera uno strumento veramente meraviglioso perché allora non c'era ancora il pianoforte allora io lascerei alla dottoressa Porticelli e ai colleghi che, nascosti, qui ecco, presentano L'archicembolo è quello che avviene attualmente. Allora, mentre noi applaudiamo i nostri concertisti che entrano. Non si sente? Allora, fanno in diretta. Ecco allora sappiate che da questo momento stiamo entrando in diretta Facebook eh, e quindi eh, anche saremo ascoltati e sentiti. Dovremmo togliere, eh, mi tolgono anche il mio eh, piano, ecco, tutto mi togliete. Quindi lasceremo a loro, adesso allora lasciamo alla musica eh, l'espressione più bella di questa serata e grazie all'Archicembolo gratuitamente hanno voluto donare l'opera di questa sera. Li ringraziamo in maniera particolare. Grazie a voi di essere qua.